datteri e latte, musica berbera, cavalieri. La giornata di gioia per la beatificazione dei 19 nuovi martiri algerini inizia nella grande moschea di Orano con un'infilata di imam che accoglie la delegazione vaticana e oltre un migliaio tra religiosi e familiari dei nuovi beati. Nella grande sala della preghiera, gesti e parole che comunicano la volontà di vivere insieme da fratelli, uno dei momenti più importanti per l'intera nazione. L'Islam tollerante e moderato mostra il suo volto e canta i versetti del Corano che citano Maria e Gesù. L'avvenimento a cui assistiamo, pieni di gioia, è un simbolo del vivere insieme, il simbolo della possibilità di costruire la pace. Con questa celebrazione vogliamo dire a tutto il mondo che cristiani e musulmani possono fare molte cose buone insieme. C'è la chiara volontà di mostrare che i nuovi martiri sono parte di un unico popolo. Gli imam si arrampicano, mischiandosi ai pellegrini cristiani e musulmani sulla collina da cui domina la Madonna della Santa Cruz. Nel santuario il rito di beatificazione, dopo un minuto di silenzio in cui sono ricordati sufi, giornalisti, insegnanti, intellettuali, donne, uomini e bambini, le cui vite sono state portate via dalla violenza e dall'odio durante il decennio nero per l'Algeria. Poi la gioia esplode per Monsignor Pierre Claveri e compagni proclamati beati. Le loro vite, dice il cardinale Becciu, che presiede il rito come inviato speciale del Papa, non producono fallimento ma felicità e oggi pregano incessantemente dal cielo anche per coloro che li hanno colpiti. Tutti decisero di restare nonostante il clima minaccioso, testimoniando la possibilità di una società riconciliata in pace. Accanto a loro il vescovo di Orano evoca il 20° martire, Mohamed, l'autista di Monsignor Claveri. Leggendo il suo testamento spirituale ricorda la scelta di non abbandonare il vescovo nonostante le minacce, finendo per condividere con lui l'incontro con Dio. Per la piccola chiesa algerina un giorno di festa ma anche l'inizio di una nuova responsabilità. Questa chiesa si vuole... Siamo una chiesa che si presenta nella discrezione, umile e semplice. Da più di 50 anni vogliamo testimoniare la fraternità vissuta, ma è difficile illuminare la nostra realtà senza perdere questo nostro carattere, la nostra discrezione. Alla fine, quello che sembrava impossibile è accaduto. La prima beatificazione in terra islamica si conclude e le lacrime di Monsignor Vesco sono la commozione di tutta la chiesa algerina.